veramente molto felice di condividere questo pomeriggio con voi, se siete amanti dei libri come noi. Confesso di essere un po' emozionata perché mi sento una grande responsabilità. Insomma, poi voglio togliere il gusto della lettura. Mentre c'è un personaggio in questa storia che io non l'ho creato, era già vivo da qualche parte, era già un'idea che esisteva, io l'ho solo presa così com'era e l'ho messa nel libro. Della storia, però è un argomento che io sento molto e sono felice di averlo reso immortale qui dentro, ecco, questo sì. Si sente. Arriva. Vorrei capire anche ancora una volta che legami hai con la natura, perché sento così tanto di te nelle parti che vi assicuro sono invece per me le più belle, le parti per esempio ambientate nell'orto della protagonista, io le trovo liriche, poetiche, cioè tu quando descrivi un cespo di insalata sei veramente una poetessa, quindi vorrei proprio approfondire questo legame, questo eterno ritorno delle stagioni, questo dialogo che hai con la vegetazione. Essere un oggetto, per me tu saresti un libro e i libri fanno parte, o forse una tazza di tè, un libro con sopra una tazza di tè, quindi vorrei chiedere, ma una tazza carina della Richard Ginoli, vorrei chiederti la tua vita che ruota intorno a questi libri. Io i libri li trovo declinati in tutta la tua esistenza, cioè sia quella reale, e penso a te come leader del club del libro, ma anche virtuale. Passate mi fa, ormai ho aperto un canale su YouTube per parlare solo di libri, letture che faccio, che facevo, che faccio tuttora, che ancora parlo di libri su YouTube, lo faccio su Instagram, lo faccio di lavoro per il momento, quindi sono tornata a lavorare in libreria e scrivo, quindi veramente i libri sono ovunque nella mia vita. E allora colgo l'occasione, questa non era preparata, ma colgo l'occasione perché stasera qui c'è uno dei pionieri della mia passione per i libri, una delle donne, di nuovo una donna che mi ha ispirato, che ha aiutato, diciamo, la mia passione per i libri a svilupparsi e a renderla più ancora più forte. Ovviamente è nato tutto in casa con la mia mamma, ma c'è la mia professoressa. La professoressa Bibita. Io penso, lei è stata la mia professoressa delle medie, e quindi grazie mille, che non sarei qui forse se non ci fosse stata anche lei. Si innamora della letteratura e dei libri alle medie, non prima e purtroppo non dopo. E forse io mi sento di dire che dovremmo un po' cedere il passo alla lettura
e purtroppo rinunciare un po' alla letteratura, perché i ragazzi tramite i libri tirano fuori le emozioni, scoprono le emozioni, quindi purtroppo mi sento di dire meno Dante e più letture. Sinceramente dal primo romanzo che hai scritto a questo qui c'è un abisso proprio, una cosa veramente, ritengo sia una crescita veramente notevole. Però ho ritrovato tante situazioni che mi hanno fatto sicuramente la mamma. Cioè, qui c'è meno ma più potente. Ah, ok, sì.